Buongiorno a tutti e benvenuti al Liceo Classico Giuseppe Parini di Milano. Io sono Massimo Nunzio Barrella e sono onorato e lieto di dirigere questo storico liceo milanese che il prossimo anno scolastico festeggerà i suoi 250 anni dalla fondazione teresiana. Saluto tutti gli studenti e i docenti presenti in aula e coloro che in questo momento ci seguono in diretta a streaming anche da altre scuole superiori e da tutta Italia. Dico subito che ci sarà la possibilità nel corso dell'incontro di formulare delle domande e di farle pervenire ad un indirizzo che è già stato comunicato alle altre scuole in collegamento, ma gli stessi studenti presenti possono chiaramente rivolgere le domande ai nostri ospiti. Questa mattina vorremmo cercare di capire di più che cosa sta accadendo nel mondo e nelle nostre vite. Alla luce dei drammatici fatti che negli ultimi anni hanno destabilizzato l'intero pianeta, la pandemia, la guerra in Ucraina, le tensioni crescenti fra Cina e Stati Uniti, l'inedita situazione politica di Israele, l'accelerazione tecnologica che l'intelligenza artificiale sta mostrando di settimana in settimana, e la guerra, che neanche tanto sotterranea, Cina e Stati Uniti combattono per avere il predominio tecnologico proprio attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Si sta chiudendo un'epoca di un mondo che era guidato dalla globalizzazione. Ne abbiamo parlato tanto di globalizzazione dagli anni 80, 90 soprattutto. Poi dopo l'11 settembre abbiamo iniziato a capire che gli scenari cominciavano ad essere molto più complessi di quello che ci aspettavamo. E quindi noi vogliamo capire non solo come si sta muovendo ora lo scenario geopolitico, ma vogliamo capire anche che cosa potrà accadere in futuro, quali chiavi di lettura possibili ci sono per il nostro futuro, nostro proprio delle nostre persone, perché non sappiamo se questo mondo sarà ancora globalizzato, non sappiamo se gli Stati Uniti avranno il ruolo che avevano un tempo, non sappiamo che cosa potrà riuscire a fare la Cina. Ecco, sono tante le questioni e in particolare anche quella dell'intelligenza artificiale, come prima dicevo. Di tutto questo ne parliamo con due ospiti illustri che ringrazio tanto per aver accettato l'invito, siamo davvero contenti di averli qui con noi. Alla mia destra il senatore Alberto Barachini, noto giornalista televisivo, tra l'altro prima di impegnarsi in politica, noto giornalista televisivo e ora anche sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'informazione e l'editoria. Grazie senatore di essere qua. Alla mia sinistra, ecco, non ci sarebbe bisogno di presentazioni, ma mi limito a citarlo quantomeno, è il professor Lucio Caracciolo, che tutti conosciamo, direttore della rivista Limes e direttore anche della scuola di Limes, da lui fondata. E quindi lo ringrazio davvero per aver accolto il nostro invito.
Io cedo subito la parola al senatore Alberto Baracchini per un suo saluto e un suo intervento. Grazie, senatore. Grazie, io ringrazio il vostro preside Massimo Barrella, ringrazio voi della presenza, davvero mi fa così piacere vedere tanti ragazzi che hanno interesse per queste materie. Io ho un figlio della vostra età che fa una scuola a Milano, qui non so che non vi amate moltissimo fra licei, ma insomma non vi dirò quale, la indovinerete voi, un liceo classico importante. No, il Bercher. Però vi ringrazio davvero tanto e ringrazio Lucio Caracciolo col quale abbiamo pensato di fare queste iniziative con uno scopo, quello di raccontare da parte sua, con la sua competenza, con la competenza dei suoi esperti, quello che sta avvenendo nel contesto internazionale, da parte nostra come Dipartimento per l'Editoria e l'Informazione, anche quella di incontrare professori e presidi per raccontare che esistono risorse, fondi per acquistare per i licei riviste, quotidiani e quindi aiutare anche il mondo della lettura e dell'informazione e anche contribuire a una formazione da questo punto di vista che ritengo strategica. Io sono un giornalista, quindi sono di parte da questo punto di vista, ma credo che questi siano gli anni più importanti per voi della formazione, questi e quelli dell'università, per cominciare a approcciare quello che sta avvenendo nel mondo intorno a voi, che poi diventerà il vostro mondo professionale. Con Lucio Caracciolo imparerete molte cose, imparerete a leggere dietro le apparenze, con la sua rivista, con l'IMES, molte persone, anche esperti del settore, capiscono ogni giorno quanto sia complesso leggere l'attualità. Io sono anche un po' emozionato di essere qua perché il vostro preside mi ha raccontato che in queste sale c'è stato un grandissimo musicista, Wolfgang Amadeus Mozart. Allora io sono un fanatico di Mozart e dell'opera, mi aumenta l'emozione di essere qui con voi. Ma tornando a quello che è il senso dell'iniziativa, come vi dicevo, spesso e volentieri, oggi parliamo dell'intelligenza artificiale che poi Lucio Caracciolo vi spiegherà essere sostanzialmente un'invenzione umana, quindi l'idea dell'intelligenza artificiale è artificiale essa stessa perché non è autogenerata, è generata dalla mente umana, ma è proprio quello di provare a leggere dietro gli eventi, che non è la dietrologia che diciamo molto frequentata nell'ambito social o internet, è la capacità di vedere cosa ci sta dietro l'apparenza delle cose e il racconto delle cose, perché gli stessi quotidiani, la stessa informazione, molto spesso, io ho lavorato sia nei quotidiani che nell'ambito radiotelevisivo, purtroppo gli spazi sono limitati, i quotidiani ragionano in ragione di spazio, la radiotelevisione ragiona in termini di tempo, ma voi pensate che chi ti chiede di fare un pezzo per la TV o per la radio ti chiede di farlo in un minuto e 15. Ora voi provate a prendere uno dei vostri temi, uno qualunque, a leggerlo e non so quanto scrivete, se scrivete veramente poco o tanto, ma minimo un vostro tema dura 5, 6 minuti, 7 minuti, 10 minuti. Ecco, concentrare quello che avete da dire in un minuto senza perdere nessun elemento strategico, non è scontato. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per avere una sintesi che non è superficiale farete una grande fatica e in qualche modo l'informazione è superficiale. Per questo servono poi tanti strumenti di informazione, servono diciamo le notizie rapide, servono i quotidiani, ma servono le riviste che poi vanno dietro, approfondiscono quello che invece l'informazione tradizionale non riesce. Io non amo demonizzare niente, non mi piace demonizzare nulla. L'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo e che cambierà le vostre vite più delle nostre. Pensate alle applicazioni medico, scientifico, biologiche, fisiche, matematiche. Io ho il padre di una mia carissima amica, che è un fisico, che ha studiato tutta la vita all'Università di Pisa e un giorno mi ha raccontato: la mia carriera universitaria è stata quella di portare avanti un calcolo. Io tutta la vita che
lavoro a questo calcolo. Probabilmente finirò la mia carriera universitaria, questo calcolo non sarà completato, lo completeranno altri. Pensate a cos'è una carriera universitaria dedicata a un calcolo preciso. Beh, questo l'intelligenza artificiale lo semplificherà moltissimo, come ho recentemente incontrato degli studenti di biologia che mi hanno raccontato le applicazioni dell'intelligenza artificiale nella simulazione in campo biologico. Quindi non è che siamo a demonizzare quello che è oggi l'intelligenza artificiale e il calcolo. Siamo però a cercare di capire quali sono le applicazioni positive e quali potrebbero non esserlo. Nell'ambito, per esempio, dell'editoriale, del copyright, del diritto d'autore, della difesa del diritto d'autore, l'intelligenza artificiale ha una serie di elementi problematici, preoccupanti, perché non è pensata per tutelare le fonti e per tutelare la provenienza delle informazioni e quindi chi quelle informazioni ha prodotto. Allora l'ambizione straordinaria sarebbe quella di lavorare per educare l'intelligenza artificiale, cioè insegnare all'intelligenza artificiale alcune regole che possono tutelare norme e comportamenti che fanno parte del nostro mondo. C'è un non so se conoscete, c'è una canzone di Jovanotti che parla dell'elemento umano della macchina. Siamo in questo orizzonte, cioè noi dobbiamo ragionare su qual è l'elemento umano che dobbiamo accompagnare al processo tecnologico. E chi ha una responsabilità politica o istituzionale deve avere questa visione, deve avere la visione di lavorare allo sviluppo, non a una censura, non a un blocco, che peraltro è impossibile in ambito tecnologico, perché l'ambito tecnologico nasce fondamentalmente da esigenze che non sono quasi mai quelle per i quali viene utilizzato. Voi sapete che anche l'intelligenza artificiale, come del resto tutto il processo tecnologico, viene da ambiti militari, e questo credo che più tardi lo capirete bene, la provenienza e diciamo il percorso che queste innovazioni fanno con l'intervento di Lucio Caracciolo. Ma pensate che oggi stiamo vivendo il primo conflitto dominato dai droni. I droni cosa sono? Fondamentalmente sono un prodotto di queste innovazioni come l'intelligenza artificiale, cioè la capacità di rendere un conflitto apparentemente virtuale e quindi non controllato, paradossalmente, dalla coscienza, dalla dinamica umana, dalla sensibilità umana. Allora, quali sono le riflessioni che si possono fare in questo ambito? Intanto che noi umani abbiamo intuito, ma facciamo fatica, creiamo e non assembliamo soltanto. L'intelligenza artificiale ha un altro compito, ragiona in termini di ingresso di dati, elaborazione di dati, ma non possiamo chiedere all'intelligenza artificiale né di avere intuito né di avere creatività. E questo cosa significa? Significa che il campo della creatività umana si restringe e alcune professioni potrebbero non essere più indispensabili oppure remunerative, perché non ci sarà più quell'interesse preciso. È come, pensate, come se a un certo punto non ci fosse più necessità di persone che scrivono le canzoni, perché c'è un sistema, un algoritmo che le crea assemblando quello che trova nell'ambito di internet, le assembla, e voi non avrete la possibilità di fare l'autore di canzone, il cantante o un mestiere musicale. Questo sta avvenendo nel mestiere, per esempio, che ho fatto io, cioè nel mestiere dell'informazione, nel mestiere del giornalismo. Ci sono molte realtà che oggi stanno studiando l'ipotesi che i giornalisti servono e non servono, che le notizie possono essere recuperate, assemblate e montate, quasi strutturate in modo autonomo. Ma però, facendo un passo indietro, magari è un ambito che voi conoscete. Quando avevo la vostra età c'era il tema degli scacchisti, c'era un grande scacchista, anzi due grandi scacchisti, uno era Bobby Fischer e uno era Kasparov, che a un certo punto si sfidavano, poi venne creato un computer, mi pare, che non mi ricordo, forse Big Blue si chiamava, che secondo gli esperti poteva battere Kasparov e Fischer. E allora furono realizzate una serie di sfide fra questo computer e questi grandi scacchisti. Ovviamente
gli scacchisti riuscivano non sempre a battere il computer, perché il computer era limitato nelle soluzioni. Certo, oggi, come dire, la tecnologia è andata avanti, non so per quanto uno scacchista riuscirà ancora a elaborare varianti come quelle che avevano Kasparov e Fischer, però è un paragone che forse voi potete capire quando giocate ai videogiochi. Io ogni tanto ancora perdo contro i miei figli a FIFA, e però i miei figli battono regolarmente il computer, ma perché hanno più soluzioni, perché hanno una creatività maggiore, non replicano solo le soluzioni che hanno imparato. Questo mi serve per raccontarvi quello che in qualche modo stanno cercando di fare le istituzioni e la politica. Forse avete sentito che il garante a un certo punto ha per alcuni giorni bloccato ChatGPT, no? Forse avete capito anche le ragioni, no? Perché non erano chiare le specifiche che questa applicazione dava all'utente di assimilare i propri dati, cioè non era specificato, ma soprattutto non c'era la possibilità di correggere gli errori. Ora, questa opzione è stata inserita, ci sono anche altre tematiche molto delicate come l'utilizzo dei profili per gli under 13 anni, insomma ci sono degli elementi, però alcune migliorie sono state fatte. Dal mio punto di vista non è assolutamente sufficiente, ma forse è stato un segnale, un messaggio che si è dato in quella direzione e che ha cominciato a far scattare anche una riflessione a livello europeo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Però pensate che quell'applicazione sostanzialmente prima non aveva nessuna formula per correggere gli errori, cioè se voi avevate trovato un errore anche macroscopico, ci sono dei casi clamorosi, magari riferimenti anche giudiziari scorretti, sbagliati, non c'era un modo per segnalarli. Peraltro c'è una tematica ancora più delicata, perché tu puoi segnalare l'errore, ma nel frattempo il sistema ha imparato, e quindi quale sarà la capacità di chi ha il controllo del sistema di far disimparare quell'informazione che tu hai segnalato? È tutto uno scenario che dobbiamo ancora vedere. E pensate a quello che è l'applicazione di queste caratteristiche a un momento come quello attuale, dove le informazioni che vengono inserite in molti ambiti, per esempio sul conflitto russo-ucraino, sono di parte, ovviamente sono di parte, perché c'è un'informazione ucraina, c'è un'informazione occidentale ucraina e c'è un'informazione russa. E se quelle informazioni entrano in circolo, qual è la nostra capacità di difenderci da informazioni che non rispondono alla realtà? Non voglio abusare del vostro tempo e voglio semplicemente dirvi perché vi interessa. Come vi ho detto prima, vi interessa perché, per esempio, molti di noi e molti di voi non hanno la percezione di quello che è la pirateria. Perché noi pensiamo alla pirateria informatica come una cosa come, che ne so, rubare un master di un album e diffonderlo. Non è solo questo, la pirateria è anche molto più semplice, è diffondere alla chat di 10 amici una pagina di quotidiani, oppure mettere il link di una partita di calcio. Molto spesso non ci rendiamo conto delle conseguenze che questo può avere a lungo termine, ma questo sta mettendo a rischio economicamente la solidità di molte aziende, perché questo avviene. C'è un film che non so se è ancora nei cinema, ma se vi capita andatelo a vedere se vi piace il cinema, si chiama Mixed by Harry, è la storia di un DJ, aspirante DJ napoletano, che a un certo punto non ha fortuna come DJ e allora comincia a fare copie e personalizzazioni di compilation di canzoni e diventa il primo acquirente di master, prima c'erano le cassette per sentire la musica, il primo acquirente di cassette in Italia, fino a che la CIA e le organizzazioni dei diritti d'autore si accorgono che c'è un tema enorme, che è quello delle copie pirata, e interviene. Siamo in una fase nella quale la pirateria sta veramente mettendo a rischio grandi gruppi industriali mondiali. Quindi è bene che anche chi, come dire, compie atti, se volete, di piccolo cabotaggio, si renda conto che quello è un reato. E questo è in qualche modo collegato a quello che vi volevo lasciare oggi, cioè
un'idea di quello che è il nostro compito, quello di avere visione, di porre delle regole, non delle limitazioni, ma una gestione di alcuni processi, è quello che invece secondo me è il vostro orizzonte, quello di una percezione, di una coscienza, perché voi lo sapete, voi siete totalmente unici, è la vostra forza. Non vi fate replicare a oltranza, è come se ascoltasse tutti la stessa musica, aveste tutti la stessa playlist di Spotify. Noi non ce l'avevamo le playlist di Spotify, andavamo, prendevamo i dischi dei nostri fratelli e pescavamo a caso anche musica che non, magari non ci piaceva, poi scoprivamo delle canzoni che ci piacevano. Voi da un certo punto di vista fate un po' più fatica perché non c'è nessuna proposta di una musica che non conoscete. Spotify vi propone sempre le stesse canzoni, sempre le canzoni che più o meno avete ascoltato, oppure vi dice ti potrebbe piacere anche, ma non va oltre quella proposta. Io vi lascio con un auspicio e torno un po' al vostro mondo. I miei figli vedono tanto la Formula 1, no? Gli piace moltissimo la Formula 1, io insomma così preferisco il calcio, però la guardano e l'altro giorno pensavo, ma se l'intelligenza artificiale è davvero così potente, fra un po' ci sarà ancora bisogno dei piloti o le auto le guiderà direttamente un computer? È labile il confine, servirà quello scarto a una determinata curva, quella capacità creativa, oppure l'intelligenza artificiale, i computer sapranno anticipare anche quella mossa di creatività? È un pensiero che mi ha fatto riflettere sul momento nel quale siamo e ve lo volevo trasmettere. Grazie ancora, grazie. Grazie. Grazie senatore Baracchini, grazie di questo suo intervento e di queste sue riflessioni. Cedo subito la parola al professor Lucio Caracciolo e lo ascoltiamo con grande attenzione. Grazie. Parlo qua. Bene, buongiorno a tutti, grazie preside di questa opportunità enorme di essere con voi e di dialogare con voi. Prima cosa, chi di voi ha già usato, sperimentato ChatGPT? Beh, insomma, diciamo siamo sull'80%. Vi do una brutta notizia, non si può usare l'esame di maturità. E però convivremo con questa realtà. E che cosa lega ChatGPT al liceo Giuseppe Parini? Beh, il liceo, ce lo ricorda dirigente scolastico, è stato fondato 250 anni fa, quindi eravamo in piena età dell'illuminismo. L'età dell'illuminismo quando viene fondato un nuovo concetto di realtà. Concetto di realtà che con i suoi aggiustamenti, le sue progressioni e le sue regressioni vige più o meno fino a oggi, ma forse dovrei dire ieri, perché l'intelligenza artificiale è il tentativo di stabilire un nuovo concetto di realtà. Visto dal punto di vista di un analitico geopolitico, la competizione geopolitica investita dall'intelligenza artificiale verte proprio sul fatto di che cosa sia la realtà. Quello che ci pareva scontato fino a ieri, per esempio che questa fosse una penna e non un missile balistico miniaturizzato, è in discussione. E perché è in discussione? Perché il principio di ragionamento partito nel Settecento e arrivato fortunosamente fino a noi era progressivo, era basato su tentativi ed errori. Qui invece assistiamo a un rovesciamento della prospettiva, cioè ci viene offerto un prodotto, prendere o lasciare, ma non ci viene spiegato come si arriva a quel prodotto. Cioè ci danno un piatto da mangiare, ma non ci dicono la ricetta, non ci dicono il modo in cui lo hanno cucinato. E qui bisogna essere veramente bravi e anche puntuti per capire come si è arrivati a questo. Ovviamente io non sono né uno scienziato né un tecnologo, però cerco di capire come questa competizione per il concetto di realtà, per ciò che è vero e ciò che è falso, investa i conflitti di potere di cui mi occupo. E quindi i conflitti di potere anche su scala mondiale. L'intelligenza artificiale è essenzialmente basata su, come sappiamo, sugli algoritmi,
sulla potenza di calcolo e sui grandi dati, sull'accumulazione di big data. Tutto questo è parte della competizione fra le maggiori potenze mondiali, in particolare fra gli Stati Uniti d'America, che sono oggi ancora nettamente il numero uno nelle alte tecnologie in genere e nell'intelligenza artificiale in particolare, e la Cina, che è una grande potenza in ascesa, che sta sviluppando nuove tecnologie e sta cercando di raggiungere e superare gli Stati Uniti d'America. Noi europei siamo messi abbastanza male. Che cosa significa questa competizione? Significa che non si tratta unicamente di vincere delle guerre, soffocare un nemico, si tratta di far credere al maggior numero possibile di persone che le cose stanno in un modo e non in un altro. E qui non è una raccomandazione, ma è un invito che faccio anzitutto a me stesso: dobbiamo sempre tenere presente che, a parte il Padre Eterno, nessuno può stabilire la verità definitiva e che quindi la nostra idea di realtà deve essere continuamente sfidata, e se non viene sfidata finiamo per essere trascinati in cose che non conosciamo e magari in progetti altrui che non controlliamo. Quindi occhio sempre critico e consapevolezza che non c'è un punto di vista globale, perché appunto quello appartiene ad altre dimensioni non umane. Come si applica la relazione tra intelligenza artificiale e geopolitica a livello globale? Cercando di riportare le cose per terra. Per esempio, con questa cartografia, se mai parte, facciamo partire da qua, no? Ah, no, siamo partiti senza dirmelo. Allora, possiamo mettere la prima carta? Ecco, allora facciamo così, vi dico io, voi fate partire le carte. Allora, questa è una nostra rappresentazione, la più ampia possibile e la più sintetica possibile, delle sfide per il potere a livello mondiale. Quindi abbiamo innanzitutto un planisfero. Cos'è il planisfero? Come ogni carta geografica, è la riduzione di tre dimensioni a due. Quindi attenzione, non esistono carte geografiche vere e carte geografiche false, sono tutte false, ma sono false nel senso che sono un tentativo di spiegare in maniera senz'altro indirizzata a uno scopo quella che è la nostra percezione, in questo caso dei conflitti di potere su scala mondiale. Abbiamo disegnato un cerchio e un'ellisse. Il cerchio è quello che ci tocca più da vicino e riguarda la guerra in Ucraina e le sue ripercussioni, le sue conseguenze, soprattutto in Europa, nel Mediterraneo, qui dove siamo noi in Italia. E il secondo è l'ellisse, dove si svolge la competizione più importante, quella appunto fra Stati Uniti e Cina, e che è centrata nell'area dell'Oceano Indiano e Pacifico, alla congiunzione di questi due oceani da cui passano le principali rotte commerciali del pianeta. Stiamo assistendo a una fase di transizione egemonica. Che cos'è una transizione egemonica? Beh, innanzitutto, che cos'è un egemone? L'egemone, che nella nostra epoca è, a mio avviso, è sempre più stato, più che la potenza americana, è quella potenza che viene percepita dagli altri come portatrice di interessi generali mentre persegue i propri interessi particolari. Questo la rende egemone. Quindi non è egemone chi ha i cannoni più lunghi o che sparano più lontano, è egemone chi impone, riprendendo quello che dicevo prima, una propria idea della realtà. E questa idea della realtà è accettata, e spesso è accettata senza bisogno di coercizione, ma proprio per consenso e per capacità di espressione dell'egemone, da una parte importante, maggioritaria del pianeta. E qui vediamo nella carta che segue chi è l'attore di cui stiamo parlando. Ovviamente non esiste formalmente uno Stato che si chiami Impero Americano. Vi ricordo anche che non è mai esistito uno Stato che si chiamava Impero Romano, perché il fondatore dell'Impero Romano, cioè Augusto, ebbe cura di stabilire che lui stava semplicemente proseguendo
adattandola alla realtà, la Repubblica Romana. Quindi non confidate troppo nei nomi, i nomi non sono sempre conseguenza delle cose e viceversa, però una realtà di fatto è quella di un paese di tipo imperiale come gli Stati Uniti d'America, ma a differenza degli storici imperi europei, tra cui nel nostro minimo anche l'impero italiano fondato dal Duce nel 1936 e finito qualche anno dopo, a differenza di quegli imperi non è un impero territoriale, cioè non è un'espansione sulla terra, ma è il controllo delle nervature economiche, commerciali, ma anche comunicative di conoscenza sulla scala più ampia possibile. Intanto voi vedete bene che questa carta è centrata sugli Stati Uniti d'America e questo già vi dà l'idea del punto di vista. Ovviamente se prendessimo una carta cinese, la carta sarebbe centrata sulla Cina. Qui nel liceo immagino che ci siano carte centrate sull'Italia, perché è normale guardare il mondo da dove si è. Non si può pretendere di avere un punto di vista ecumenico perché siamo tutti fortunatamente limitati e dobbiamo confrontarci con gli altri punti di vista. E partendo dalla centralità dell'America e del continente americano, questa carta rappresenta il modo in cui la Marina americana, US Navy, la più importante e potente marina al mondo, suddivide le sue aree di competenza. E come vedete non c'è spicchio di pianeta, spicchio di mare, in cui gli americani non abbiano qualcosa. Il principio dell'impero americano, a differenza degli grandi imperi storici, francese, britannico, russo, è che appunto non c'è angolo di pianeta in cui gli Stati Uniti d'America non abbiano qualche forma di interesse e qualche necessità di controllo. Quindi c'è uno strumento militare che mari. Perché il controllo dei mari? Perché il 90% delle merci circola per mare. Quindi chi controlla il mare controlla l'economia mondiale. E soprattutto per controllare non gli oceani incontrollabili, ma gli stretti, cioè quei punti, quei canali limitati quando la terra si stringe attorno al mare e che sono dei punti obbligati alle rotte. Quindi uscendo dall'Italia avete da una parte Gibilterra, dall'altra il canale di Suez e lo stretto dei Dardanelli. Andando oltre, immettendovi negli oceani, andate verso l'America, avete il canale di Panama che ha evitato agli americani di fare ogni volta il giro per il continente sudamericano e poi andate, come vedremo, nell'area degli stretti fra Indiano e Pacifico, dove c'è la competizione più importante fra Stati Uniti e Cina. Infatti quei cerchietti che vedete sulle carte indicano proprio i principali stretti, o come li chiamano gli americani, choke points, punti di strangolamento, per noi più gentilmente colli di bottiglia, attraverso cui passano le... Se voi, senza sapere dove si trova, guardate, anche col computer si può vedere, la rotta di una portaerei, e vedete, calcolate la velocità di questa portaerei, voi capite se questa portaerei si trova a largo o sta attraversando uno stretto. Perché quando una nave militare, in particolare una colossale portaerei, attraversa uno stretto, quindi è vicina alla terra, vedete che improvvisamente accelera e va al massimo della velocità. Perché negli stretti sei più vulnerabile. Ancora una volta, l'importanza di controllare questi punti è uno dei sistemi che permette alla rete americana di funzionare appunto attraverso il controllo dei suoi nodi. Questo è quello che potremmo chiamare la controglobalizzazione americana, cinese, cioè il tentativo cinese di costruire un'alternativa all'America e di imporre, usiamo un termine commerciale, il proprio marchio nel pianeta. Le famose barra famigerate vie della seta. L'attuale presidente cinese Xi Jinping ha fissato nel progetto delle vie della seta, in tutte le sue diramazioni, il progetto per rifare della Cina quello che era.
perché noi siamo abituati a pensare alla Cina come un paese che sta cercando di crescere partendo da una base molto modesta. La nostra rappresentazione del cinese non è esattamente quella di un superuomo o del rappresentante di una superpotenza, semmai il contrario. Ma dal punto di vista cinese si tratta semplicemente di tornare ad essere quelli che si era, e cioè quello che era la Cina fino al 1840, fino alle guerre dell'oppio, cioè la prima potenza economica al mondo. Infatti Xi Jinping chiama la sua strategia la strategia del risorgimento cinese, cioè non si tratta di inventare qualcosa di nuovo, ma si tratta di tornare a quello che si era. Qui c'è un aspetto interessante per chi si occupa di geopolitica, di conflitti nel nostro tempo, e cioè l'uso della storia. Le grandi ideologie universalistiche, fossero il marxismo, fossero il liberalismo, fosse l'idea della globalizzazione, non funzionano più come prima. Alcune sono proprio espunte dalla realtà, altre sono in grave crisi. E che cosa subentra al loro posto? Le interpretazioni, le narrazioni storiche, le famose narratives, che si traduce chissà perché narrativa, che è un genere di scrittura, si tratta di narrazioni, cioè di miti che vengono raccontati. Non è importante che la storia sia vera o finta, l'importante è che sia credibile dal pubblico cui è diretta e che questo pubblico la utilizzi per rivendicare, nel caso specifico, del potere, degli spazi di potere. Esempio lampante, quando Putin decide di invadere l'Ucraina, prima di invadere l'Ucraina produce un corposo saggio storico, non sappiamo quanto l'abbia scritto lui o qualche amico suo, in cui spiega che l'Ucraina, la Russia e la Bielorussia sono un solo popolo e che quindi l'Ucraina non esiste, è un pezzo di Russia, ergo deve tornare a casa. Interpretazione più che discutibile, ma interpretazione che è diventata moneta corrente nella propaganda, ma anche nella visione del mondo di molti russi. Sì, perché quello che conta non è se sia vero o falso, ma se funziona dal punto di vista della narrazione, cioè dal punto di vista di chi cerca di affermare un suo concetto di realtà opposto a un concetto altrui. Torniamo un attimo alle vie della seta. Queste vie della seta hanno innanzitutto una dimensione apparentemente economico-commerciale, cioè sono delle infrastrutture terrestri o marittime, quindi ferrovie, quindi rotte marittime, che vanno dalla Cina verso il resto dell'Asia, verso l'Africa, verso l'Europa, potenzialmente verso l'America. A che cosa servono? Innanzitutto ad esportare i prodotti in eccedenza che il mercato cinese non può assorbire. La Cina produce quantità enormi, che so, di acciaio che non sa o non può utilizzare sul mercato interno, faccio un esempio fra mille, e quindi cerca nuovi mercati. Ma non è semplicemente una ricerca di nuovi mercati o anche al contrario di risorse che ci sono in altri paesi, risorse alimentari, risorse energetiche, risorse minerarie che vanno in Cina. È anche un modo per esportare due cose: il proprio marchio, cioè di far vedere al resto del mondo in modo efficiente come funziona la Cina e come la Cina serve anche a sviluppare gli altri paesi, e serve anche, in una prospettiva un po' più lunga, a costruire un'alternativa a quel sistema di basi che gli americani hanno costruito nel mondo. Sì, perché a differenza degli imperi europei che avevano le colonie, gli americani non hanno colonie. Non hanno bisogno e non vogliono avere colonie, vogliono avere basi, cioè nodi della rete che servono a mantenere il più possibile una conoscenza della realtà e un'influenza sui territori. I cinesi stanno cominciando a costruire porti, infrastrutture, eccetera, che poi cercano di trasformare in alcuni casi in basi militari. Qual è il ragionamento? Io conquisto una postazione economica e commerciale, faccio un porto, faccio una ferrovia, faccio una stazione ferroviaria, faccio un aeroporto, dopodiché però mandandoci dei lavoratori cinesi ho bisogno di proteggerli e quindi mando delle forze di sicurezza e poi magari mando anche proprio delle forze armate. E quindi è una progressione che dal commercio, dall'economia porta
a livello strategico, a livello militare. C'è una località che si chiama Djibouti, un'ex colonia francese, che sta, eccola qua, che è diciamo il modello di questo percorso cinese. È un importante porto, guardate dove si trova, qui c'è lo stretto di Bab el-Mandeb che dall'Oceano Indiano porta attraverso Suez al Mediterraneo. E questa ex colonia francese oggi contiene, un territorio veramente minimo, uno Stato formalmente indipendente, contiene diverse basi militari, ci sono gli americani, ci sono i cinesi, ci sono gli inglesi, i giapponesi, i francesi e, udite udite, ci siamo anche noi italiani. Perché? Perché questa è effettivamente un'area strategicamente troppo importante all'incrocio tra il Medio Oriente, l'Africa e nella via di connessione tra Mediterraneo, Europa e Estremo Oriente. Fra l'altro, proprio in questi giorni, la Cina ha deciso di costruire una base spaziale a Djibouti, perché Djibouti, anche per la sua collocazione geografica in area equatoriale, è ideale per lanciare satelliti nello spazio. E oggi fa parte anche della competizione tecnologica. Uno degli aspetti più importanti per affermare il proprio potere è controllare lo spazio, perché i mari non li puoi più controllare semplicemente con le navi e nemmeno con i sottomarini, li controlli soprattutto dallo spazio, con i satelliti. E quindi oggi ogni paese che si rispetti cerca di avere dei propri satelliti, ovviamente la maggior parte sono oggi satelliti americani, satelliti cinesi, satelliti russi, qualche satellite europeo, per controllare quello che avviene sul terreno e magari un giorno anche per bombardare qualche pezzo di territorio. Passiamo alla carta successiva. Abbiamo visto la visione globale americana, abbiamo visto il controprogetto. E qual è quello che Xi Jinping chiama il sogno cinese? Il sogno cinese che si deve realizzare, ha detto il presidente cinese, entro il 2049, quindi quando voi sarete adulti e responsabili, ma lo siete già, quindi non tanto in là nel tempo, è l'idea di una Cina che sia effettivamente la principale potenza mondiale. E come può diventare la Cina principale potenza mondiale? Innanzitutto controllando il proprio mare e quindi avendo accesso agli oceani. Questi mari, il Mar Cinese Orientale e qui il Mar Cinese Meridionale, sono i mari dove oggi si incrociano navi americane, navi cinesi, navi francesi, navi britanniche, sta per arrivare anche una nave italiana, e spesso si incrociano veramente a pochi metri l'una dall'altra, perché sono dei passaggi fondamentali che portano dall'area industriale dell'Estremo Oriente verso i mercati europei e viceversa. I cinesi sono sempre stati nella loro storia di 5 millenni una potenza continentale, in qualche modo anche conclusa. C'è un motto cinese che dice tutto sotto il cielo. Tutto sotto il cielo vuol dire che tutto il mondo è sotto il nostro cielo. Questo vuol dire che la Cina è stato storicamente un paese relativamente concluso, intendiamoci, ha avuto le sue fasi di espansione e di regressione, ma che non ha mai avuto una dimensione marittima. E per essere un grande impero, la storia insegna, devi controllare il mare. Quali sono stati i due principali imperi dell'età moderna? L'impero britannico e l'impero americano. Due perfetti esempi di, dicono le persone colte, talassocrazia, qui si fa greco e quindi sapete che cosa vuol dire dominio dei mari. La Cina vuole dominare i mari o quantomeno contestare il dominio americano. E qui sarà utile vedere, passiamo alla carta successiva, qual è la posta in gioco principale, se riusciamo a farla vedere. No, questo, ecco, prima di fare vedere quello, vediamo come l'America sogna le Cine, cioè il contrario del sogno cinese, il sogno americano di come deve essere la Cina. Diciamo che più Cine ci sono e meglio è. Perché? Perché evidentemente una potenza che si espande inevitabilmente
acquista capacità di competizione a scala globale, una potenza che si spezzetta e magari dà luogo a 4, 5 o 10 Cine diventa molto più malleabile. La Cina ha al suo interno delle aree contestate, delle aree di fragilità. Quali sono le principali? Beh, una la conoscete perché è anche venuta presto alle cronache, che è l'area di Hong Kong, grande centro finanziario e commerciale, che è stato posseduto dai britannici fino al 1997 e che adesso è tornato a casa, cioè è tornato in Cina, dove però attraverso gli accordi fra Londra e Pechino si era stabilito un lungo periodo di transizione nel quale alcune caratteristiche della società democratica e liberale dovevano essere preservate. Xi Jinping non ha tempo da perdere e ha deciso di tagliar corto e di portare il modo di governare di Pechino a Hong Kong, sicché tutto il movimento democratico relativamente liberale di Hong Kong è stato messo a tacere e oggi Hong Kong è assimilata. Ma fino a quando? Poi ci sono delle aree più note e meno note, per esempio il Tibet. Voi conoscete il Dalai Lama, una figura spirituale ma anche di notevole influenza geopolitica su scala mondiale. Certamente non saranno i monaci tibetani a rovesciare il regime di Pechino, però vedete di che cosa si tratta, cioè di uno spazio enorme, siamo a quote fra i 4 e i 5 mila metri, quindi se ci andate portatevi la bombola d'ossigeno, ci si può arrivare con i treni veloci da Pechino in non tanto tempo e quest'area è considerata un'area relativamente fragile. Se poi salite un po' più a nord c'è il Xinjiang. Che cos'è il Xinjiang? Il Xinjiang è un pezzo di Cina dove c'è una popolazione locale turchesca, cioè parlano una lingua di origine turca, sono in buona parte musulmani e i turchi chiamano quest'area infatti Turkestan orientale. Anche i turchi hanno le loro manie di grandezza. Quindi questa è un'area, anche questa, non perfettamente assimilata. Ma soprattutto, e qui arriviamo a noi, c'è Taiwan. Se l'America riuscisse a dividere tutta questa Cina in 4 o 5 Cine, la partita sarebbe risolta a favore degli americani. E allora possiamo passare alla carta di Taiwan, se ce l'abbiamo. Eccola qua. Questa è l'isola di Taiwan, che come vedete controlla lo stretto di Taiwan, quindi chiude il mare oceanico alla Cina e si trova a metà strada tra le Filippine, alleato degli Stati Uniti, e il Giappone, idem. La distanza fra Taiwan e la costa della Cina è di 155 chilometri, nulla. Siamo proprio in quelle rotte commerciali in cui si giocano i destini della sfida fra Stati Uniti e Cina. Che cos'è Taiwan? Taiwan è un'isola nella quale nel 1949 le truppe sconfitte dei nazionalisti cinesi guidati da Chiang Kai-shek si rifugiarono dopo essere state sconfitte dai comunisti di Mao. Di qui la Repubblica Popolare Cinese, quella che conosciamo come Cina, e Taiwan, che è di fatto indipendente, ma formalmente non è riconosciuta da quasi nessuno come Stato indipendente, perché la Cina considera Taiwan una propria provincia che appartiene alla Cina e che deve essere riportata sotto il controllo di Pechino. E non è una isola qualsiasi, come vedete dalla sua collocazione geografica, ma è ormai diventata in qualche modo il simbolo della competizione fra Stati Uniti e Cina e la posta in gioco principale. Insomma, se voi, come immagino fate, andate a vedere quello che scrivono gli americani, quello che scrivono i cinesi su Taiwan, vi rendete conto che molti dicono che probabilmente nei prossimi anni ci sarà una guerra fra Stati Uniti e Cina e questa guerra si giocherà a Taiwan. E qui ancora una notazione che ci riporta alle alte tecnologie. Taiwan non è solo importante perché si trova dove si trova. Taiwan è importante perché la grandissima maggioranza dei semiconduttori, immagino sappiate di che si tratti, vengono prodotti a Taiwan. E quindi
il controllo di Taiwan è anche una forma di controllo di una specialità fondamentale delle nuove tecnologie come sono i semiconduttori. Tutte queste cose messe insieme fanno pensare che nei prossimi anni ci dovremo occupare di Taiwan, perché attenzione, è chiaro che una guerra fra Stati Uniti e Cina molto difficilmente è una guerra che si gioca solamente in quei mari. Abbiamo visto la carta dell'impero americano, abbiamo visto la carta della controglobalizzazione cinese, vi rendete conto che sono due potenze che possono farsi del male dappertutto, letteralmente dappertutto, e quindi una guerra per Taiwan sarebbe inevitabilmente una guerra mondiale. E qui c'è un altro aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione. Noi abbiamo ormai introiettato nel nostro parlare comune, quasi da bar, le idee intorno al fatto che ci sono delle guerre, cosa che fino a qualche tempo fa avevamo pensato di escludere dal nostro orizzonte, che ci sono addirittura delle guerre mondiali, poi si discute, per esempio, usiamo la bomba atomica tattica, usiamo la bomba atomica strategica, insomma si parla di queste cose come se fossero delle partite di calcio. Purtroppo non sono partite di calcio. E attenzione, lo slittamento dal linguaggio alla realtà, specialmente attraverso l'intelligenza artificiale, è abbastanza incontrollabile. Cioè, a forza di abituarsi a ripetere certe cose, quando poi accadono, spesso le si considera quasi uno scivolamento naturale, ma non c'è nulla di meno naturale di una guerra mondiale, per fortuna. E quindi, ancora una volta, l'invito a cercare di conoscere e soprattutto a cercare di conoscere incrociando i diversi punti di vista e sapendo che non esiste un punto di vista globale. Questo mi porta ad avvicinarci, e possiamo passare alla carta successiva, alla questione di come la Cina sta sviluppando l'intelligenza artificiale e le alte tecnologie. Chi di voi è stato recentemente in Cina? Gravissimo. Beh, allora, se voi andate in Cina, ci sono alcune cose di cui non avete bisogno. Intanto la carta moneta, per carità, ma anche non vi portate carte di credito perché non ci fate assolutamente nulla. Come si pagano le merci o come si paga un taxi in Cina? Attraverso il riconoscimento facciale. Cioè sostanzialmente tu ti porti un telefonino o vieni in qualche modo valutato dagli strumenti del negoziante o del tassista e attraverso i tuoi tratti caratteristici facciali sei abilitato a pagare o a non pagare tot cifra. Questo per dire due cose. Il primo, il grado di sviluppo tecnologico di quel paese, bravi. Il secondo, che lo sviluppo tecnologico non è neutrale, perché il regime cinese è in grado, attraverso i dati che ha accumulato, grazie anche all'intelligenza artificiale, sui suoi cittadini o anche su persone che hanno a che fare con la Cina, può disporre di tutto quello che serve per identificare e quindi eventualmente per colpire una persona. Quindi, ancora una volta, la dualità delle tecnologie, cioè non esistono più tecnologie che siano solamente civili o tecnologie, sì, esistono tecnologie che sono militari, ma ecco, tecnologie puramente civili non esistono, le tecnologie oggi sono duali, anzi, più sono duali, più sono pericolose, perché magari sembrano qualcosa e sono un'altra. Se poi aggiungiamo a questo il procedimento che porta allo sviluppo di queste tecnologie, che come dicevo è basato non su una controllata progressione di tipo illuministico, di tipo pariniano, ma su una preconfezione incontrollabile e incontrollata, se non da pochi eletti, di prodotti ad alta tecnologia, voi capite che il margine di rischio è aumentato. Quindi, a differenza della mia generazione, che
poteva essere un po' più pigra della vostra, sapendo che più o meno la storia seguiva un piano abbastanza prescritto e comunque controllabile e visibile, voi oggi dovete essere un pochino più critici di quanto siamo stati noi. Vedete come la Cina abbia sviluppato alcune aree, in particolare l'area di Shenzhen oppure lo Zhejiang, dove si concentrano le principali aziende, forse alcune le conoscete, Baidu, Tencent, Alibaba, Huawei, quello del famoso famigerato 5G e così via. La cosa ci riguarda molto da vicino, perché quando voi oggi siete all'ultimo anno del classico, quando voi eravate al secondo liceo, questo paese ha firmato un accordo con la Cina basato su un cosiddetto Memorandum of Understanding, un'orribile mescolanza di latino e di inglese, tradotto in italiano, un documento di intesa fra Roma e Pechino, interpretato da noi italiani, che guardiamo sempre all'aspetto economico e ci disinteressiamo dell'aspetto politico o geopolitico, come un accordo commerciale per avere un po' di investimenti cinesi in Italia. Abbiamo bisogno di infrastrutture. Benissimo, ci sono i cinesi che le fanno a basso costo, magari anche a qualità non eccellente, perché no? Dobbiamo sviluppare un porto, dobbiamo sviluppare un aeroporto, un'azienda ha bisogno. Ecco, i cinesi la vedono in modo un po' diverso. Vi ho spiegato che le vie della seta non sono quello che appaiono, o quantomeno non lo sono solamente. Nel caso specifico i cinesi hanno detto: benissimo, voi fate un accordo con noi in cui voi dichiarate, voi paese dell'Alleanza Atlantica, che state con noi. Questa era la visione cinese. Ed era anche, guarda caso, la visione dei nostri principali, cioè dell'America, perché come sappiamo, in quanto paese dell'Alleanza Atlantico, noi siamo parte ben visibile e qualificata dell'impero americano. I quali dicevano: ah bene, voi state con noi e fate gli accordi con il nostro nemico. No, così non va, e infatti abbiamo subito, diciamo, qualche reprimenda visibile e qualche reprimenda meno visibile da parte americana per aver fatto questo accordo. Ma che cosa ci distingue dagli americani e dai cinesi? Vabbè, certo, sono molto più potenti di noi, ma soprattutto sono abituati a ragionare in termini di potere, mentre noi siamo disabituati a farlo. O quantomeno pensiamo che il potere sia avere qualche soldo in più o che il PIL cresce dello 0,5 piuttosto che decrescere. Tutto molto importante, ma il mondo non funziona più solo così. Il potere non è mai stato, e certamente oggi meno che mai, solamente economico. Il vero potere è un potere culturale, cioè appunto egemonico. E cioè, ancora tornando alla definizione che ho dato prima, il perseguire interessi propri, essendo questi interessi percepiti come utili agli altri, ma non, ripeto, per una imposizione, ma per una convinzione. Dopo questa spiegazione sull'intelligenza artificiale, c'è un uso specifico delle alte tecnologie e dell'intelligenza artificiale, che è una definizione abbastanza lasca, e come tutte le definizioni lasche vanno prese con le molle, che riguarda l'intelligence, cioè lo strumento fondamentale attraverso cui una potenza controlla le altre potenze e cerca di influenzarle. E oggi, specialmente in una fase di guerra, cerca di capire non solamente che cosa fa il nemico, ma soprattutto come convincere il proprio pubblico che è nella ragione e l'altro è nel torto. Perché sempre più le guerre si vincono, si perdono, non tanto, non solo sul campo di battaglia, ma dentro casa propria. Faccio un esempio che riguarda gli Stati Uniti d'America. Da qualche tempo, e questo è il segno della crisi della globalizzazione intesa come ideologia del mondo americano, il famoso bluff globale di cui ci occupiamo appunto nell'omonimo numero di Limes, da qualche tempo in America si dice: beh no, l'ideale della globalizzazione non funziona più. Che cos'era, in termini semplici, la globalizzazione?
l'idea che il modello economico e culturale e politico americano potesse essere gradualmente esteso al resto del pianeta. Ovviamente era una grandiosa utopia e, come ogni grandiosa utopia, non ha raggiunto il suo scopo, cioè l'idea che, per esempio, quando nel 2001 la Cina entra nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, per solo questo fatto il regime comunista sarebbe diventato un regime di tipo democratico e liberale, ovviamente non funziona. Cioè la Cina ha certamente profittato della possibilità di entrare nei grandi commerci mondiali, ma non per questo ha cambiato il proprio regime. Bene, il ruolo dell'intelligenza, dell'intelligence come si dice, chissà perché non traduciamo questa parola, dell'intelligenza, cioè di intus legere, cioè di leggere dentro quello che pensano gli altri, oggi è fondamentale. È fondamentale soprattutto, come dicevo, per convincere se stessi e il proprio pubblico di essere nella ragione. Il problema dell'America è che oggi il pubblico americano non è più tanto convinto che gli convenga avere un impero. Intanto perché l'America storicamente nasce contro un impero, emancipandosi dall'impero britannico, e quindi non usa questa parola se non in qualche momento di esaltazione per parlare di sé. E poi perché la globalizzazione in termini economici ha portato a una deindustrializzazione dell'America, a una compressione dei salari e a una squalificazione della classe media americana, che è il cuore di quel sistema. Come funzionava nel momento alto la globalizzazione? Vi riporto un dialogo tra un esponente del governo americano e il capo dei sindacati americani della fine degli anni 90, in cui il capo sindacalista va dal signore e gli dice: scusi, ma vi rendete conto che con questo sistema del libero commercio cosiddetto, che poi ovviamente non è mai pienamente libero, noi stiamo delocalizzando, stiamo perdendo forza dei salari, i salari stanno comprimendosi? E l'altro gli dice: sì, lo so, adesso si abbassano e poi risalgono. Ah, fa il sindacalista, quando? Diciamo fra 3 o 5 generazioni. Questo era il modo di pensare che dominava non solo in America ma nel mondo fino alla fine del secolo scorso, e che adesso non funziona più e ha portato al fenomeno Trump, a quello che vediamo, al ritiro dall'Afghanistan, quindi a una concentrazione sul ridare benessere e fiducia in sé alla popolazione americana piuttosto che andare a fare guerre a destra e a sinistra. Qui abbiamo, possiamo far vedere un paio di carte, ecco qui ci sono i principali obiettivi dello spionaggio americano. Attenzione, non pensiate che un paese spii solamente il nemico, no, innanzitutto spia se stesso ovviamente, ma soprattutto spia anche gli alleati. Forse ricorderete o forse no che qualche tempo fa il cancelliere tedesco, all'epoca la signora Merkel, scoprì che il suo telefonino era intercettato dall'intelligence americana. Grande scandalo, mezze scuse americane, ma chiunque sia uomo o donna di mondo, e certamente la signora Merkel era donna di mondo, sa benissimo che si spiano anche i cellulari degli amici. E forse anche i vostri genitori ogni tanto spiano i vostri cellulari. Quindi attenzione, e soprattutto, e passiamo alla carta successiva, vediamo quali sono i punti di appoggio dello spionaggio del nostro paese leader. Passiamo alla carta seguente. Allora, anglosfera, beh, un momento, che cos'è l'anglosfera? Anche qui è un termine che non riflette un dato formale, non esiste un'alleanza che si chiama anglosfera, ma esiste qualcosa di più, una intesa speciale fra paesi che storicamente e culturalmente si sentono affini, quasi parenti, come tutti i parenti poi magari sotto sotto si detestano, ma trovano un modo di collaborare più facile che con altri paesi. E quindi c'è un sistema dei cosiddetti Five Eyes. I Five Eyes, che presuppongono il fatto che quei paesi abbiano un occhio solo, non so perché, ma così è, sono 5 paesi,
sono la rete di intelligence più potente al mondo guidata dagli Stati Uniti d'America. Quindi Stati Uniti e poi alcuni paesi, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. Secondo voi cosa lega questi paesi? Va bene, quello ci arrivo pure io, ma poi? Beh, il fatto che tutti questi paesi si trovavano, e in parte ancora si trovano, 4 su 5, sotto la maestà di Re Carlo III. Cioè il capo di Stato di quei paesi, salvo gli Stati Uniti d'America, è il re d'Inghilterra. E perché? Perché sono tutte colonie inglesi o ex colonie inglesi, compresi ovviamente gli Stati Uniti d'America, che partecipano quindi di una storia e di una, anche se vogliamo, di una idea comune che va molto al di là della lingua. Quindi questi cosiddetti Five Eyes oggi hanno una loro rete privilegiata di informazioni. Allora, detto in maniera più chiara, noi siamo italiani, facciamo parte dell'Alleanza Atlantica, ci scambiamo informazioni con l'America, certamente, però la qualità delle informazioni che si scambiano americani ed inglesi non è proprio la qualità delle informazioni che ci scambiamo noi e gli americani o gli inglesi. C'è non solamente una asimmetria di potenza, ma c'è una asimmetria strutturale, nel senso che sono organizzati fra loro i paesi dell'anglosfera per scambiarsi dati. A dire la verità, per scambiarsi un sacco di cose. Questa è forse l'unica vera alleanza che ancora esiste in un mondo di allineamenti provvisori, di compromessi, di ambiguità. Questi cinque paesi mantengono una relativa coerenza. Che cosa resta della globalizzazione? Vado verso la fine. Resta molto, passiamo alla carta successiva, ma restano anche e si accentuano le differenze, le diseguaglianze. Sapete che si parla di paesi in via di sviluppo, che sono talmente in via di sviluppo che ci stanno praticamente da sempre, e essendo in via di sviluppo ogni tanto si desviluppano. Insomma, in parole povere, non esiste una progressione storica che porta verso un punto già determinato. Esistono storie diverse ed esistono paesi con realtà diverse ed esistono soprattutto demografie diverse. Noi siamo in un paese, come sapete, che da quando avete cominciato il liceo, cioè da 5 anni fa, per la prima volta nella sua storia, perde abitanti. E li perde però in maniera asimmetrica. Cioè se voi andate nel sud o nell'Italia appenninica, vedete materialmente cittadine, località o quartieri di città disabitati, abbandonati, o con delle persone che vi si sono attendate. Se voi andate a Milano, ovviamente, o anche in genere nel nord, non è così. Quindi è un paese che perde abitanti, ma soprattutto che attraverso la demografia allarga la sua differenza. Cioè già voi siete dei privilegiati dal punto di vista quantomeno economico rispetto ai meridionali, ma soprattutto i meridionali se ne stanno andando, non per scelta ma per necessità, in parte verso l'Italia settentrionale, in parte per il resto del mondo. Per cui assistiamo a questo buffo spettacolo di un paese che si dilania, almeno nella comunicazione, sul problema immigratorio, mentre ha un forte problema emigratorio, che poi è una immigrazione di qualità, che riguarda soprattutto i giovani, che riguarda i giovani formati, a spese della comunità e del contribuente, che vanno spesso a percorrere o a cercare di percorrere carriere altrove, in alcuni casi con enorme successo, però insomma sono risorse che vanno perdute. Non possono finire attraverso la guerra in corso. E poi naturalmente sono aperto tutte le vostre domande. Siamo entrati nella questione della guerra russo-ucraina in una fase decisiva, la faccio breve. La Russia ha fallito il suo obiettivo iniziale, che era quello di mettere un proprio uomo alla guida dell'Ucraina, doveva essere una specie di colpo di Stato rafforzato, relativamente indolore. L'operazione è miseramente fallita perché gli ucraini non ci sono stati, perché è cresciuta la resistenza ucraina e perché l'Occidente, l'America, l'Inghilterra, la NATO,
aveva negli anni addestrato e armato l'esercito ucraino, rendendolo capace di resistere all'invasione russa. I russi hanno conquistato, possiamo far vedere la carta che si chiama la controffensiva ucraina, i russi hanno conquistato parte del territorio ucraino che loro considerano proprio, in particolare la regione del Donbass e la Crimea, se riusciamo a passare a quella carta, e questa realtà, no, non è questa la carta, si chiama la controffensiva ucraina, andate un po' più avanti, quella dopo, grazie. E in questa carta vedete in viola i territori che sono stati presi o in qualche modo anche formalmente annessi dalla Russia per legare il territorio russo alla Crimea attraverso il Donbass. Ora si sta per giocare la partita militarmente decisiva con gli ucraini che annunciano una grande controffensiva, che vedremo poi che dimensioni avrà, loro dicono per espellere i russi da tutto il territorio ucraino. La valutazione degli americani che sostengono l'Ucraina e dei principali esponenti anche degli altri paesi è che gli ucraini possano riconquistare in parte, ma molto in parte, quello che hanno perduto, ma certamente non tutti quei territori, cioè la Crimea e quei territori in viola. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la guerra potrebbe continuare all'infinito. Che cosa determinerà la vittoria dell'uno o dell'altro? A mio avviso, molto semplicemente, il cedimento o il non cedimento del fronte interno, cioè la disponibilità della massa ucraina e della massa russa a sostenere il sacrificio, anche a perdita del proprio sangue, in uno scontro di questo tipo. Quindi se noi lasciamo proseguire inerzialmente questo conflitto, temo che se ne occuperanno i nostri nipoti, a meno che, appunto, uno dei due non collassi su se stesso, e qui c'è una certa asimmetria tra la potenza russa e quella ucraina, sotto diciamo ogni profilo. Oggi l'Ucraina sta in piedi sostanzialmente grazie all'aiuto occidentale, anche italiano. Voi sapete che anche l'Italia ha mandato armi all'Ucraina, non esattamente straordinarie, ma qualcosa abbiamo mandato, ma senza le armi americane, inglesi e quanto altro l'Ucraina non esisterebbe. Considerate che il bilancio statale dell'Ucraina prevede circa 4 miliardi e mezzo di spese ogni mese, questi 4 miliardi e mezzo sono interamente pagati di fatto da altri paesi, un terzo dall'America, un terzo dai paesi dell'Unione Europea e un altro terzo dagli stessi paesi vestiti da organizzazioni internazionali. Quindi l'Ucraina oggi è un paese totalmente dipendente dall'aiuto esterno, e questo per ricordarci che comunque finisca noi avremo a che fare con un paese ridotto molto molto male e che avrà bisogno di un grande aiuto per poter rinascere. Tra l'altro, e chiudo qui, questa guerra ha anche messo in evidenza le divisioni all'interno dello spazio dell'impero americano, perché noi nell'Alleanza Atlantica, per esempio, abbiamo un paese come la Turchia, dove, come sapete, ieri si è votato, che sostanzialmente è un paese che si muove come se fosse completamente autonomo. Gioca con i russi, gioca con gli americani, gioca con i cinesi, insomma, ha una visione propria, è un grande impero storicamente e ha una visione piuttosto ampia di sé. Dall'altro polo abbiamo un paese come la Polonia, un paese che vede in questa guerra l'opportunità per non solo battere la Russia, ma per liquidare una volta per tutte la potenza russa. E poi abbiamo dei paesi che invece vorrebbero che questa guerra finisse il prima possibile per ristabilire qualche tipo di equilibrio europeo, come per esempio la Germania e la Francia, e l'Italia che cerca di annusare il vento e di adeguarsi e in questo caso fondamentalmente di seguire l'approccio americano. Il problema è che non si capisce bene quale sia l'approccio americano, nel senso che essendo l'America un sistema di vari poteri, in questo momento sì c'è una tendenza a prendere una qualche distanza dalla guerra, perché gli americani considerano questa guerra molto meno importante del conflitto strategico con la Cina, ma certamente non possono lasciare che siano i russi a vincere, e quindi questo promette una fase piuttosto complicata. Ancora una volta
cerchiamo di guardare queste cose, specialmente una tragedia come questa, con la nostra testa e non semplicemente fidandoci di quello che ci viene raccontato. Vi ringrazio. Grazie. Grazie professor Caracciolo per questa lezione magistrale che ha tenuto e che ci ha dato tanti spunti di riflessione. Ora c'è l'opportunità di fare delle domande, quindi io direi di non perdere tempo perché i nostri ospiti possono aiutarci a capire ancora meglio le questioni che riteniamo irrisolte. E passerà il microfono qui in sala, ma c'è anche la possibilità di inviare domande dagli istituti collegati. Quindi ecco, fatevi coraggio perché è un'occasione direi unica. Sia domande sia per il senatore Alberto Baracchini che naturalmente per il professor Lucio Caracciolo. Ecco, c'è una mano alzata là in fondo. Alzati pure in piedi. Deve far passare. Buongiorno, volevo chiederle, lei sa per caso quanti soldi sono stati mandati in Ucraina da o gli USA? Quanti soldi sono stati mandati in Ucraina? Più o meno? E se in Ucraina sono stati mandati soltanto soldi per finanziamenti militari o anche soldi per altro? Perché so che l'Ucraina è uno dei paesi più corrotti al mondo e quindi cioè, se questi soldi vengono utilizzati solo per la guerra o per altro e in che modo, se lei lo sa. Grazie. Quando uno riceve degli aiuti, poi sa da chi li riceve, sa cosa riceve e quello che li aiuta non sa quello che ci fa l'altro. Tanto per fare un esempio, sappiamo con una certa credibilità che una parte degli armamenti che abbiamo dato agli ucraini, gli ucraini se li sono rivenduti sul mercato nero e che possono finire anche in mani non esattamente commendevoli. Questo però fa parte di qualsiasi guerra. Certo, il grado di disfacimento del sistema ucraino è tale per cui il controllo da parte del governo è abbastanza relativo. Basti vedere anche la sequenza di dimissioni forzate da Zelensky nei confronti di vari esponenti del governo che ci danno l'idea di una situazione, diciamo, fluida. Quindi noi possiamo sapere quello che diamo, possiamo sapere, anzi no, veramente noi italiani no, perché a differenza di tutti gli altri paesi del mondo noi abbiamo dato armi all'Ucraina senza dire quali. E se volete farvi qualche risata amara, prendete un video del Ministero della Difesa ucraino, il quale ci prende allegramente per il sedere, dicendo ah sì, grazie italiani per i vostri meravigliosi obici, e poi fa passare una serie di carrellate sulle più belle città italiane dicendo ah, l'Italia è il paese dove fanno il migliore caffè e gli spaghetti sono più buoni. Cioè voglio dire che evidentemente c'è un modo di anche essere percepiti da parte di altri paesi fondato su degli stereotipi. E noi abbiamo questo stereotipo che consiste nel dire vabbè, se proprio dobbiamo armare qualcuno, sì vabbè, gli diamo le armi, però cerchiamo di non parlarne troppo perché se no magari casca il governo e Baracchini che fa? Grazie. Prego. Dite pure il vostro nome. Salve, io sono Maria Sole Milani, un piacere, e volevo chiedere in che modo comunque la guerra in Ucraina è strumento di conflitto in tutte quelle, diciamo, quella asse Pechino, Mosca, Washington, anche in relazione poi al AI, quindi all'intelligenza artificiale, se, non lo so, ha qualche ruolo, secondo lei. Grazie.
Sì. Mi pare che lei abbia un certo grado di popolarità in questa scuola. Sì, l'Ucraina è importante per l'America e per la Cina, molto più per la Cina che per l'America. Innanzitutto, come immagino sappiate, l'Ucraina è storicamente, ma anche attualmente, uno dei principali produttori al mondo di cereali, di grano, di mais, e quindi per un paese che ha forte bisogno di importare alimenti, cibo, come la Cina, l'Ucraina è stato un mercato fondamentale e infatti i cinesi non erano proprio così contenti dell'invasione russa, anche perché Putin gli aveva fatto credere che sarebbe stata un'operazione militare speciale e non una guerra che sarebbe durata qualche giorno e poi tutti contenti. Tanto è vero che il governo di Pechino aveva dato ai cinesi in Ucraina l'ordine, non il consiglio, lì si danno ordine, l'ordine di esporre la bandiera nazionale alla finestra in modo che si evitasse che per sbaglio qualche russo, preso dalla frenesia, gli sparasse addosso. Le cose sono andate un po' diversamente. Dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, forse a parte alcuni elementi terre rare, cose di questo genere, l'Ucraina certamente non è dotata di una particolare tecnologia, una volta era molto avanti nelle tecnologie militari, ma poi le cose sono cambiate. Dal punto di vista americano, che cosa ha detto Biden all'inizio di questa guerra? Noi non vogliamo fare la guerra alla Russia. Quindi l'America quello che vuole non è arrivare a uno scontro diretto con la Russia, anche se ci manca veramente poco, ma impedire che la Russia vinca questa guerra. E questa è la nostra difficoltà, perché se la Russia dovesse effettivamente, difficile dire, ne possiamo discutere che cosa voglia dire la vittoria in un conflitto di questo genere, ma riesca quantomeno a non perdere, a quel punto si aprono delle crepe piuttosto importanti nello schieramento europeo, già si vedono più di un cenno, e soprattutto alcuni paesi pensano di essere le prossime vittime di un'aggressione russa. Se voi andate in Polonia, questo sentimento lo percepite a livello tattile, se andate nei paesi baltici lo stesso, infatti stanno costruendo muri, i ragazzi della vostra età stanno facendo esercitazioni militari a scuola e così via. Siamo entrati in una fase anche culturalmente di tipo bellico, cui noi italiani siamo fortunosamente scampati per 3 generazioni, ma siamo entrati in un altro tipo di mondo, in un mondo appunto molto più frammentato, molto più contestato, molto meno sicuro di prima, e quindi bisogna in qualche modo cercare di capire che cosa possiamo e vogliamo fare. Grazie. Poi Alessandro, mi dai tu se ci sono domande? Volevo chiederle, dato che si alzi. Recentemente la Finlandia di il tuo nome. Federico Zoppini. Dato che recentemente la Finlandia si è unita alla NATO, volevo chiederle come se questa unione della Finlandia alla NATO cambierà e cambi gli equilibri nel Baltico, nel Nord Europa e poi le relazioni della Finlandia con la Russia. Lei sa dove è nato Putin? In Russia. Vabbè. A San Pietroburgo. Ah, sì. San Pietroburgo è affacciata sul Golfo di Finlandia. Credo che questo già dica tutto, nel senso che oggi quando Putin si affaccia da casa sua o una delle sue case a San Pietroburgo, vede la NATO. Siamo in un'area in cui tutti i paesi, fra poco anche la Svezia, tutti i paesi dell'area del Baltico, sono alleati dell'America. Attenzione, quando ho detto alleati, va inteso con tutti i caveat e tutti i bemolle, cioè le alleanze non sono più quelle del tempo della guerra fredda, non ci sono più i blocchi. Però certamente il fatto che la Finlandia sia entrata nello spazio atlantico vuol dire che oggi la Russia ha altri 1300 chilometri di confine lungo la Carelia tra se stessa e la Finlandia. E siccome russi e finlandesi, diciamo, qualche guerra se la sono fatta, non è esattamente un confine tranquillo. Grazie.
Buongiorno, sono Cesare Cohen e volevo chiederle, a proposito di quello che ha detto prima sul potere dell'informazione, lei ha raccomandato di avere un occhio critico e magari vorrei sapere da lei qualche suggerimento più specifico su questo occhio critico. Cosa possiamo fare per avere un occhio critico maggiore? Grazie. Grazie. Un occhio critico vuol dire un occhio dialettico. Un occhio dialettico vuol dire confrontare dialetticamente opinioni, posizioni, informazioni diverse. Questo credo che sia fondamentale in una fase in cui prevale sulla dialettica la retorica, cioè si fanno grandi affermazioni più o meno poi ripetute all'infinito, le cose stanno così, stanno così, stanno così, momento, tu dici che stanno così, quest'altro dice delle altre cose. Quindi cerchiamo di arrivare innanzitutto alle fonti e questo con l'intelligenza artificiale mi dispiace che non si può fare, è la differenza tra la fine del Settecento e l'inizio del XXI secolo. Andare alle fonti vuol dire, oggi abbiamo questa opportunità enorme di internet, vuol dire scavare dentro la rete, sapendo che anche qui bisogna saper distinguere e lì conta l'esperienza. Io faccio questo mestiere da troppo tempo e quindi più o meno ho un'idea di fonti più affidabili e di fonti molto meno affidabili. Però ho anche la convinzione che quando, una convinzione, questo non ci vuole una grande intelligenza, ho l'informazione per cui in una fase di guerra l'informazione viene inevitabilmente trasformata in propaganda. Cioè io racconto quello che mi interessa a me e non quello che potrebbe magari favorire il mio avversario. Se tu vuoi partecipare alla guerra ti può bastare questo. Se tu vuoi cercare di capire quello che succede devi avere una capacità di mettere insieme informazioni diverse e poi di farti una tua opinione, sapendo che comunque è tutto, diciamo, tutto provvisorio, tutto rivedibile. E ripeto, in guerra questo è molto più complicato. La rappresentazione che spesso diamo nei media, io sono un giornalista, quindi diciamo, ho questa percezione, l'informazione che noi spesso diamo nei media è un'informazione di tipo più cronachistico, cioè raccontiamo bombardamento qui, massacro là, tutte cose orribili che sappiamo purtroppo in guerra, e specialmente in questa guerra accadono, ma perché succede questo? Che cosa è veramente successo? La profondità, specialmente la profondità storica e l'informazione anche geografica, perché non tutti i posti sono uguali, credo che sia fondamentale. E purtroppo non sempre questo ci viene consentito. C'è qualche domanda anche da fuori? Bene. Ah, eccole qua. Oh, cosa può... Benedetta. Oh, Benedetta. Brava Benedetta. Tradotto in italiano, poche chiacchiere, dacci temi. Pochi chiacchiere, sì, sì. E Benedetta chiede, gentile direttore, cosa può consigliarci per preparare l'esame di maturità? Grazie mille. Allora, purtroppo temo che ChatGPT non sia utilizzabile. Siccome molto probabilmente, anche se non ho un rapporto intrinseco con il Ministero, immagino che qualcosa sull'attualità bellica vi verrà dato, leggete l'IMES. Non so se questa si chiama pubblicità progresso. Ecco, poi c'è un'altra domanda e non so da che istituto arrivi, non l'hanno voluto dire. Pensa che in Italia possa tornare il servizio militare di leva? Ragazzi, noi abbiamo qui una lezione di praticità. Cioè uno vuole sapere i temi, l'altro vuole sapere se finirà militare o meno. Quindi, come vedete, quando parliamo di grandi sistemi, alla fine poi giustamente ci si riporta alla nostra misera individualità. Sì, c'è questa possibilità, non immediatamente. Mi pare, se non sbaglio, che ieri anche il capo del governo abbia accennato a qualche movimento in questo senso. Certamente stiamo assistendo nel mondo, anche in Europa, in maniera non troppo visibile, financo leggermente nel nostro paese, a un generale riarmo.
e a una generale mobilitazione. Quindi non credo che sia per domani e forse nemmeno per dopodomani, però questa possibilità c'è. Poi se la leva sia una cosa buona o cattiva, ognuno ha la sua opinione, ma insomma è una possibilità. Prego. Sì, il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento ieri su base volontaria, un'ipotesi di rientro, di ritorno della leva su base volontaria. Che potrebbe... Però è una contraddizione in termini, perché o è leva o è volontaria. Decidete voi. Allora, scusate, ecco, passiamo a una terza domanda che arriva sempre da un altro istituto, e anche questo, tutti anonimi, sono tutti... Un domani una rivista di geopolitica potrebbe essere scritta da un'intelligenza artificiale? Sicuramente anche oggi. Sicuramente anche oggi. Se voi chiedete a ChatGPT, lei signor ChatGPT, perché facciamo finta di dialogare, siete in grado di predire il futuro? La risposta è no. E ti spiega perché no, perché loro, cioè ChatGPT, lui o lei, fate voi, il sesso è fluido, questa intelligenza lavora sulla base dei dati che noi gli forniamo. E quindi su questo posso lavorare, posso fare qualche ragionamento di tipo probabilistico, ma non posso determinare il futuro. Quindi ci sono dei limiti. Meno che meno lo posso determinare io, ovviamente, o qualsiasi rivista di geopolitica, però non mi stupirei se già qualcuno facesse circolare delle riviste che a questo punto non sarebbero di geopolitica, perché sarebbero il contrario della geopolitica. La geopolitica è un confronto di analisi critica, un confronto dialettico per capire come i vari soggetti geopolitici si muovono per conquistare posizioni di potere. Se invece ti arriva uno che ti spiega le cose sono così, è un'altra cosa, è una rivista di propaganda geopolitica, e quindi è il contrario di una rivista di geopolitica. Grazie professore. Ecco, io direi, approfittiamo, se qualcuno, visto che abbiamo un esponente del governo, facciamo qualche anche domanda scomoda, il senatore Baracchini, sono sicuro che se qualcuno ha delle domande anche scomode per il senatore, visto che rappresenta il governo, sono benvenute, vero senatore? Lei non ha problemi? O anche sempre per... Buongiorno a tutti, buongiorno direttore Caracciolo, è un onore per me conoscerla. E, tornando un attimo al tema della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, abbiamo visto il tanto famigerato metaverso promosso da Zuckerberg e soprattutto penso anche a una nazione come l'Estonia che sta digitalizzando gran parte della sua burocrazia e anche addirittura la sua cittadinanza. Secondo lei è possibile che in un futuro ci troveremo ad avere a che fare con enti nazionali che si basano per lo più sul metaverso e siano effettivamente virtuali, quindi senza dei confini geografici? Il metaverso, così come lo ha immaginato Zuckerberg, ma mi pare che ci stia un po' ripensando, era la possibilità per chi si mettesse quel paio di occhiali un po' speciali di vivere in un altro mondo, appunto, oltre l'universo, molto più piacevole, molto più rassicurante e molto più tranquillizzante. Una operazione che apparentemente poteva essere classificata come una forma di entertainment, ma che in realtà appunto verteva sul tentativo di costruire un altro concetto di realtà. Torniamo sempre al punto, che cos'è reale e che cosa non lo è. E se la realtà non ti piace, ti metti gli occhiali ed ecco una bella realtà che ti piace. Però forse questo tipo di meccanismo era un po' troppo semplice, tanto è vero che appunto mi pare che Zuckerberg ci stia un po' ripensando. D'altronde era anche, se vogliamo, il rovesciamento dell'uso cinese di TikTok. Quanti di voi usano TikTok?
E la Madonna. Non vergognatevi. Siamo tutti un po' bambini. Qual è l'idea, qual è la grande genialità tattica cinese di TikTok? Con TikTok, scusate il termine, ti rincoglionisco i ragazzi americani, cioè li faccio vivere in un mondo che non esiste, li rimbambisco, li faccio passare la voglia della potenza, della guerra e di quant'altro, e quindi alla fine è un'operazione al netto a me favorevole. Qualche risultato credo che lo abbia ottenuto, se è vero quello che dicevo prima, non è che per usare TikTok l'amministrazione Biden decide di occuparsi meno del mondo e più della sua classe media, però insomma è in qualche modo un segno dei tempi. Ancora una volta cerchiamo di non diventare questo tipo di cose e cerchiamo di mantenere un certo grado di distanza, ci si può divertire anche in altri modi. Grazie. Grazie professore. Prego. Buongiorno direttore, mi chiamo Filippo e sono di ritorno da Singapore, dove proprio abbiamo dibattuto, io ho rappresentato la Cina, di temi di intelligenza artificiale e di privacy. E forse quello che la mia curiosità oggi era proprio relativa al suo metodo di ricerca. Cioè io vedo che ad esempio gli studenti delle scuole internazionali partono dai numeri. Noi invece, che facciamo riferimento ad una base più umanistica, forse partiamo dall'informazione, dal test. Lei che strategia adotta anche per l'IMES alla fine? Grazie. È una domanda di iscrizione alla scuola di l'IMES che accolgo fin d'ora. No, molto semplicemente, di che si tratta, di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo, geopolitica vuol dire analisi di conflitti di potere in spazi e tempi determinati. Che cosa vuol dire in spazi e tempi determinati? Che non produciamo, non ci sogniamo di produrre una scienza delle leggi universali, facciamo degli studi di caso e i casi vengono studiati sulla base innanzitutto, come dicevo, del confronto dialettico delle posizioni e delle informazioni e poi sulla base di dati di fondo che non sono necessariamente quantitativi, come appunto la storia, che oggi è fondamentale. Se tu non studi la storia, per esempio, dell'Ucraina, della Russia, della Polonia, non ci capisce assolutamente nulla su quello che sta succedendo lì. Le differenze geografiche sono fondamentali. Tutto questo, i dati quantitativi sono molto importanti, però per noi italiani, che siamo stati abituati a pensare che tutto dipenda dall'economia, tutto dipenda da quanto cresce o quanto non cresce il PIL e così via, capire che il mondo funziona in un altro modo, che le guerre non le fai, come magari molti credono, perché c'è un pozzo di petrolio da prendere, ma perché vuoi passare alla storia, e sono due cose un po' diverse. Per un pozzo di petrolio tu non mobiliti una nazione, per passare alla storia forse sì. Prego. Io sono Marco Bonafè, volevo chiederle, essendo l'intelligenza artificiale appunto una tecnologia in grado di automigliorarsi e di continuare ad apprendere, esistono delle regolamentazioni o delle limitazioni a questo processo? Cioè per far sì che la tecnologia non vada poi a degenerare? Questo mi sto chiedendo. Guardi, non è il mio campo, posso darle solo delle impressioni. La mia impressione è che questi sviluppi tu li puoi regolamentare quanto vuoi sulla carta, ma è molto difficile che tu li possa davvero contenere, limitare o orientare, perché si auto, come lei diceva, tendono ad autoprodursi oppure vengono prodotti da entità che hanno degli altri parametri, dei parametri di mercato, dei parametri di influenza culturale o geopolitica e quindi sono, direi, psicologicamente refrattari alle regole. Quindi siamo in un campo che meno controllabile di questo, francamente, non riesco a immaginarne. Poi magari il diritto positivo mi smentirà, ma credo di no. Prego, lei. Mi chiamo Giulia Tarcellan, avrei una domanda per il senatore Baracchini. Se è informato, volevo chiedere la posizione del governo italiano rispetto all'intelligenza artificiale, se ci sono progetti per sfruttare o limitarne l'uso anche nel campo della giornalistica.
Sì, diciamo, l'intervento del garante è stato proprio propedeutico a questo, cioè aprire un dibattito europeo, perché come diceva il direttore Caracciolo, in effetti questi sono fenomeni che nascono con interessi diversi da quelli che abbiamo noi di difesa, per esempio del diritto d'autore, perché l'interesse di creare un'intelligenza artificiale come quella di ChatGPT è un interesse commerciale, un po' come la profilazione degli utenti. Quindi se l'interesse è diverso da un fine che si cerca di perseguire a livello legislativo, è molto complicato orientare. C'è uno strumento che noi abbiamo, quello del dibattito europeo. Noi siamo in questo momento impegnati, noi stessi come Dipartimento siamo impegnati con una serie di provvedimenti, tra i quali c'è un provvedimento molto importante che si chiama Media Freedom Act a livello europeo, che è un primo pezzo del puzzle su queste tematiche, perché dovrebbe regolare il rapporto fra le piattaforme e gli organi di informazione. Voi sapete, per esempio, non so chi sa, che è stato varato da pochi mesi un regolamento che impone alle piattaforme per la prima volta di pagare i contributi giornalistici editoriali. Questo perché fino a poco tempo fa le piattaforme o i social potevano utilizzare i contenuti editoriali senza retribuire chi li aveva prodotti. È un po' quello che sta avvenendo fra Meta e la SIAE, non so se l'avete visto, cioè a un certo punto si è interrotto questo rapporto per cui la SIAE, che è l'organismo che tutela il diritto d'autore musicale, ha imposto a Facebook di cessare di riprodurre i contenuti musicali perché non li retribuiva, secondo SIAE, in maniera adeguata. Lo stesso percorso va seguito con queste novità, però ci darebbe una grande mano che questa riflessione fosse fatta a livello europeo, perché chiaramente l'impatto di società, di grandi società commerciali che hanno sede per esempio negli Stati Uniti, è molto più forte se supportato da un'azione legislativa non soltanto italiana ma anche europea. Abbiamo ancora 3 minuti. Grazie senatore. Io avevo sempre una domanda per lei. Come ti chiami? Maria Sole Milani. Sì. E volevo chiederle che aria si respira in Senato, in Parlamento, in Governo, riguardo a comunque la digitalizzazione del Governo stesso, perlomeno ci saranno dei fondi devoluti dal PNRR, cioè che saranno indirizzati in questo ambito, oppure si è scettici, perché comunque, come diceva lei, ci sono degli aspetti molto positivi, altrettanti negativi, riguardo all'intelligenza artificiale, che però è un, diciamo, è un processo che si evolve, quindi onestamente io vorrei vedere uno Stato anche più propositivo riguardo a questi temi. Lei cosa ne pensa? Assolutamente, c'è un impulso assolutamente positivo ai fattori di digitalizzazione. C'è un detto americano degli studiosi di tecnologia che dicono che il genio non lo rimetti nella bottiglia. La digitalizzazione è un percorso che non si può fermare, anzi va incentivato. Pensi alle necessità che questo paese ha a livello burocratico, a livello di prenotazione di visite mediche, a livello di velocizzazione per esempio dei tempi della sanità in alcune nostre regioni. È chiaro che la digitalizzazione è un processo non solo che non si deve fermare, ma che va incentivato. La nostra preoccupazione è quella di gestire alcuni processi. Il professor Caracciolo Lucio Caracciolo ha fatto prima un riferimento anche ai temi della rete. Per esempio c'è un tema che impegna il governo sul tema della rete unica. Voi sapete anche che ci sono oggi vari gestori della rete italiana. C'è un tema di potenziale controllo, vigilanza sulla rete, perché la rete potrebbe diventare per esempio oggetto di attacchi informatici. È già accaduto, accade, ci sono state strutture sanitarie per esempio che sono entrate in crisi perché un attacco informatico ha bloccato le operazioni, anche quelle urgenti, per diverse ore. Questo ci preoccupa questo tipo di sconfinamento del confine, non certo tutto il processo a monte che è di evoluzione e che, come lei diceva, ha importanti e ingenti risorse del PNRR che speriamo di riuscire a mettere a terra completamente, perché sarebbero fondamentali per lo sviluppo di questo paese. Piccola postilla, in questo tipo di cosiddetti attacchi cyber vince sempre chi attacca, cioè non c'è una difesa che ti garantisca mai al 100%, quindi coloro che possono replicano un attacco con un altro attacco.
Signora, aspetti il microfono. Scusi, mi sta proprio qui la domanda. Che ruolo ha Israele in tutto ciò e qual è la responsabilità dell'Occidente in questo conflitto ucraino-russo? Israele è una, stavo per dire, se non la massima, una delle principali potenze nell'ambito dell'alta tecnologia, e questo già distingue uno Stato che, come sappiamo, non è molto più grande della Lombardia, come una grande potenza. Oggi uno dei parametri fondamentali della potenza non è tanto la bomba atomica, Israele c'ha anche la bomba atomica, ma è la capacità di dominare le alte tecnologie. Sotto questo profilo Israele è all'avanguardia, ma sono anche le 13.05, quindi io vi devo salutare, ringraziare e sperare di tornare. Ecco, è stata davvero una mattinata eccezionale.